Da oggi operativa Dalia, la casa di accoglienza per le donne vittime di violenza dell'azienda consortile agrosolidale, una casa che accoglierà le donne ma anche i loro bambini. Massimo comfort, massima protezione all'interno, sarà gestita direttamente dall'azienda consortile agrosolidale in collaborazione anche con le forze dell'ordine del territorio. Una scommessa vinta quella dei quattro comuni dell'azienda consortile, Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, una scommessa vinta anche dalla squadra di Agro Solidale. Qui all'interno troveranno protezione le donne, troveranno amore, accoglienza ma anche possibilità di rilancio, di potersi ricostruire una vita anche attraverso opportunità lavorative. Il nome importante, significativo, Dalia, con un acronimo: Donne Autentiche Libere di Amare. Il nome è il frutto, è l'idea della struttura, della nostra struttura, di Gabriella Ferraioli, di tanti assistenti sociali che se ne sono occupati. Insieme hanno deciso di dare questo bel nome a questa struttura, che indica un fiore, simbolo della regalità e della dignità, ma che è anche un acronimo che vuol dire Donne Autentiche Libere di Amare. Questo ovviamente è un augurio, una speranza che racchiude il senso di questa struttura. Questo è il lavoro davvero, diciamo, è il frutto di un lavoro collettivo, è un lavoro che è iniziato con il dottore Monda, è continuato con Arturo Lombardo, che è stato il direttore pro tempore, e portato a termine da me. Quindi è davvero, diciamo, il frutto di un lavoro collettivo, segno della continuità istituzionale, dove non c'è differenza tra il prima e il dopo su aziende di questo tipo. Una coppia che ha voluto comunque fare una donazione a questa casa. Sì, noi siamo veramente profondamente grati a questa coppia, una coppia di giovani sposi che hanno deciso di donare una quota, diciamo, che avevano destinato al loro matrimonio più che per le bomboniere, per acquistare qualcosa per questa casa, e li abbiamo sentitamente ringraziati perché loro parte, diciamo, della libertà che queste donne potranno recuperare, e anche grazie a loro, al loro sostegno, perché questo è anche il nostro desiderio, quello che queste donne possano all'interno di questa casa poter recuperare se stesse, proprio come simboleggia il fiore Dalia. La Dalia è un fiore che indica il desiderio di cambiamento, il desiderio di essere se stesse, e quindi noi alle donne che entreranno in questa casa auguriamo di essere autentiche per poter finalmente amare liberamente, non sotto coercizione o imposizione, anche perché quello non è amore, e di amare principalmente se stesse. Partendo da sé si potrà poi amare con maggiore autenticità anche tutti gli altri. Fortemente voluta e necessaria dopo il centro fondamentale che si trova a San Valentino Torio, la casa di Giada. Noi abbiamo ritenuto opportuno aprire un altro punto dove minori e le donne possano trovare la giusta accoglienza, ma soprattutto quel clima di serenità che certamente in un ambiente dove i maltrattamenti si ripetono certamente non si può instaurare. Importantissimo avere un punto di riferimento del genere, anche perché ricordiamo che già sul nostro ambito di appartenenza, ovvero i quattro comuni Pagani, Sarno, San Valentino, San Marzano, abbiamo già da circa 2 anni un CAV, quindi un centro antiviolenza, che ha come sede il comune di San Valentino, ma che abbraccia le problematiche dei quattro comuni. Quindi avere collocato un centro di violenza, anche una casa rifugio, diventa un bene essenziale. Prendiamo di buon auspicio e buon augurio questo nuovo centro che apriamo come Agro Solidale qui a Sarno, nella speranza di formarne sempre di più di queste case accoglienza, ovviamente cercando però la cosa principale, debellare questa violenza a monte. Quindi un grande discorso che va fatto con assistenti e psicologi da un punto di vista anche culturale, e seguire le famiglie quanto più da vicino è possibile.